Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Io sono Astu 2.0 e oggi siamo tornati in un nuovo video. In questo video, da come avete visto dai miei soldi, cioè 100, sì, 100, 1.161.000 dollari, che poi adesso sono di più perché devo mettere i 32.000 in banca. Quindi arriviamo a 1 milione e 643.000 dollari, 49.000 dollari e 313. Oggi ci andiamo a comprare il, no, ho sbagliato. Oggi ci andiamo a comprare il bunker scontato. Come vedete, al posto di 1.650.000 dollari, proprio adesso devono suonare le campane. Vabbè, nel gioco intendo. E costa 990.000 dollari, ma con anche le modifiche sono scontate. Tipo lo stile 2 al posto di 215.000 costa 129.000. Io mi compro anche l'alloggio perché così posso spawnare direttamente nel bunker e al posto di 265.000 sono 159, no, eh sì, 159.000. Il poligono di tiro non lo prendo perché da come vedete costa troppo. E bianco costa molto doppio, cioè costa non il doppio ma molto di più. L'armadietto delle armi lo compro, che è 105, è anche abbastanza poco. E anche il trasporto, praticamente posso dire che mi compro tutto. Il KD2 perché costa di più e ho i soldi. Quindi, ok, stile 2, alloggio personale sì, poligono di tiro no, armadietto armi sì, trasporto KD2. Te 1, boom, l'abbiamo comprato. Torna la mappa, non questa mappa. Usciamo da tutto. La gente è 14. Ok, adesso andiamo subito al nostro bunker. Perché il gioco dice che sono qua dentro? Io non sono sopra. Ok, eccolo qua. E ci andiamo subito. Mi sono messo in quella posizione anche molto carina. Ok, vediamo un po' di vedere tutte le cose del bunker. Ok, andiamo a vedere. Ok, incominciamo ad abbassarci che c'è anche la nebbia oggi e non si vede niente. Aiuto. Ecco qua, non credo che possiamo entrare con il buzzard perché non so come ce lo potrei mettere dentro. Magari se atterriamo anche un po' bene. Ok, eccoci qua. Ho cambiato anche completo tutto security. Entriamo, vediamo un po'. Bella anche l'animazione, l'avevo già visto un po'. Ovviamente a piedi, ma si può entrare anche con i veicoli però personali. E ve li mette proprio qua. Ah, mi sa che adesso, eh sì, mi fa il benvenuto. Vediamo. Ok, vediamo cosa dice. Li suonano al telefono. Mi dice di non andare di là. Sta parlando con Simon, ho visto l'immagine. No, forse non è Simon. Vabbè, fa niente. Tanti soldi. Hey, stop destroying things. Some of you are staying.
Ok, questi qui sono i caddi che ho comprato. Sì, nella realtà non vanno così veloci perché li ho già provati da un mio amico. Però vabbè. Ah, qua si mette il lo spazio per il centro operativo mobile. Il tempo stringe. Qua c'è. Ma io non l'ho. Qua c'è il poligono di tiro per esercitarsi a sparare. Si sente un cazzo. Vabbè, non l'ho capito perché io, non avendolo comprato, non ho capito perché me l'ha fatto vedere. Però forse lo fa vedere a tutti. Ok, andiamo a vedere un po' qua in giro. Ma perché lui gira il volante se siamo fermi? Ho sbagliato strada. Due ore per farlo. Ok, qua ci dovrebbe essere dove fanno tutte le cose. E qua si mette l'attrezzatura. Ok, per creare nuovi eccitanti modi. Per vendere tutto qua. Tu ci fai due soldi. Ok, andiamo a vedere qua. Veloci, su, dovevamo andare 5 minuti. Sì, in 5 minuti togliere tutte queste cose mi sembra un po' strano. Ok, 5 minuti, una bomba? Come? Ok, adesso ragazzi siamo ritornati all'inizio. Sta parcheggiando. È stato. Ok, ricorda, non ci siamo mai incontrati. E tu? Come le aperte, scusa? Non mi sembrano automatiche. Ricordati. Sono un mito, grazie. Ok, adesso. Allora, qua ci sono i caddi, tutti molto carini. Che questi qui li possiamo utilizzare per farci. Ma scusa, oh, sali. Ok, vedete come vanno piano. Nel video sembrava che andavano più veloci. Allora, da come vedete, per chi non avesse capito tanto bene, qua ci sta il centro operativo mobile, che sarebbe questo. Il centro operativo mobile, per chi non lo sapesse, è su AutoStock, cioè AutoStock, e sarebbe questo camion gigantesco che costa più un botto, 1.400.000 e passa, e con tutte un camion dove puoi fare missioni tipo il Terrobyte, assomiglia al Terrobyte. Ok, qua per adesso noi non ci possiamo fare niente perché non ce l'abbiamo ancora. Uff, il clacson. Ok, andiamo in prima persona. Wow, wow. Ok, allora andiamo un po' a vedere un po' tutto in giro per sapere di più sul. Qua, da come ho capito, sì, in 5 minuti sono passati pure meno di 5 minuti e hanno tolto tutte le cose che c'erano qua. Vabbè, ok, là c'era dell'acqua. Quindi qua ci sarà la merce che recuperiamo dalle scorte, come vedete in basso a destra. Qua c'è il computer. Vediamo un attimo qua. Ok, qua tutte le cose per avviare. Ok, quindi io direi di andare al computer e iniziare la produzione, cioè a prendere le scorte. Ok, sediamoci qua. Quindi iniziamo a iniziare a tutto. Ah, sentiamo. Redistribution resource and surprisingly usable for a state-funded web commission. You've got everything you need here to track your resource, staff, and performance levels at your facility. You want to get moving though, you'll need to start with some setup work. Ok. Ok, da come vedete, e qua ci sono i guadagni totali e le vendite totali. Per adesso noi non ci abbiamo ancora niente perché ovviamente l'abbiamo appena comprato.
Il valore massimo, cioè che della merce tutta piena, se noi la riempiamo tutta con le scorte, il guadagno arriva a 1.050.000 dollari. Un botto. Adesso prendiamo delle scorte, che vediamo, che così iniziamo la produzione. Ok, adesso dovremmo uscire dal bunker, mi sembra. Ok. Raggiungi Vespucci Belvid. Sì, credo che si legga così. Urco, c'è un po' di gente. Cioè, c'è un tipo con un elicottero. Siamo in. Ma neanche tanti, però. Avrei preferito essere da solo come all'inizio. Ok. Andiamo a Vespucci. E vediamo un po' come prendere le scorte. Tutto con il nostro buzzardo buzzard. Ok, quindi adesso abbiamo 194.000 dollari. Vabbè, almeno qualcosa ci siamo tenuti d'avanzo. Io sto qui e non intendo dargli fastidio. E sembra che lui non ha fa dato fastidio a me. Bravo giocatore. Così sono i giocatori bravi che ti mirano come ho fatto io. Cioè che anch'io l'ho mirato, ma non ci siamo sparati. Ok, speriamo che non mi uccida della gente, perché qua c'è gente di rango 222 anche. Sono aumentato anche un po' di rango. Poi i soldi me li sono fatti sia con le vendite dell'esportazione veicoli e anche con com'è che si chiama? Me lo segno. Con il magazzino, perché un pacco di solito vale 10.000 e adesso al posto di 10.000 valgono il doppio e valeva, mi sembra, 22.000 o 21.000. Ok, rubo le scorte così easy. Vabbè, in effetti è la prima volta. Mi sa che atterraggio bruttissimo, però mi sa che dovremmo fare molta strada. Vabbè, per avviare, speriamo. Ah, così era già acceso. Ok, abbiamo 35 secondi di segnare globale. Hai preso il furgone? Bene, aspettate. Hai preso il furgone? Bene, porta le scorte al bunker e possiamo iniziare. Ok. Il problema è che ci sarà un pochino di gente che forse potrà dare fastidio. Non so. Qua c'è un player però che non era ancora scattato il segnale globale, quindi non me lo contava, cioè non mi vedeva. Il GPS lo vedo un po' buggato, cioè la strada me la segna dopo. Vabbè, l'importante è che noi la seguiamo. Vediamo di non morire o di distruggere il carico, perché proprio il primo non vorrei distruggerlo, cioè che me lo distruggono. Quindi noi andiamo al massimo. Aia, gli vado pure sopra. Ok, le scorte si possono prendere non solo con i camioncini tipo così o anche nell'inventario del personaggio, cioè nel senso che non bisogna prendere per forza un veicolo. Tipo in alcune missioni non devo prendere un veicolo, ma le tengo nell'inventario mio e posso utilizzare il veicolo mio proprio, quello che mi pare. Ok, andiamo a vedere un po' adesso. Che poi però la ricerca, da come avete letto, oltre alla merce si può fare, però per adesso non la faccio ancora, perché adesso vorrei fare solo la merce, visto che vorrei, perché se faccio la merce e la ricerca vanno suddivide le scorte tutte e due. Invece se faccio solo la ricerca va più la ricerca, se faccio solo la merce va più la merce. E io farei di più, solo per adesso farei solo la merce. Poi passare del tempo farei tipo dopo la prima vendita, quella di 1.050.000 dollari, magari potrei anche iniziare a fare
non mi, com'è che si chiama? A fare tutte e due. Cioè che quando prendo le scorte me le dà in tutte e due. Sia ricerca, me le suddivide sia in ricerca e merce. Ok, 800 metri, sto qui mi taglia la strada con una Sultan. Poi quando c'avevo anche più soldi, quando avevo venduto tutto, magari potevo anche finire di fare le modifiche sulla Sultan RS, che non mi sono bastate. Azzo, questo qui mi aspetta. E noi lo freghiamo in velocità. In due sono ad aspettarmi. Cioè, pensavano di uccidermi? Non lo so. Mi aspettavano qua, io sono arrivato così. Non mi hanno neanche guardato. Bah. La produzione di armi è stata avviata. Perfetto. Ok, vediamo un po' qua com'è. Sempre si carica. Perché sto gioco lento? Pure io ho una connessione buona. Ok, questa è l'area di protezione. Qui il tuo personale assemblerà armi e munizioni. Armi e munizioni prodotte saranno stipate. Vabbè, nelle casse e in magazzina. La produzione casserà all'esaurimento dello spazio per le merci, delle scorte per la produzione. Sì, però non mi fa ragionare niente, che cavolo. Vabbè, sì, 10 secondi. Ho capito che tutti i giocatori non vogliono leggere, ma io voglio leggere per far sapere ai miei iscritti come si gioca, cioè come se si fanno le cose. Vabbè. Eccoci qua, ovviamente le scorte piene, però, perché abbiamo appena iniziato, invece quando si fanno le scorte dopo questa prima scorta. Sei pronto? Ok. Qua ci sono le scorte, da come vedete. All right then, Ah, that'll keep them sentiamo. busy on the floor. Ok. Io direi di andare a fare solo la merce, perché visto che io non c'ho, cioè così almeno vendo subito solo la merce. Ok. Eccoci qua, vediamo un po' qua come funziona, perché prima c'era solo Okay, l'allestimento. setup's complete. You can get started. You'll be resupplying the lab so they can research new weapon technologies or manufacture arms for you to sell. Full disclosure, this is kind of a gray area legally and a red flag to bad actors, so expect attention. Make sure you can handle it and utilize security upgrades as they prove necessary. Your goal, as well as ours, is making this a profitable business. Ok, vediamo un po'. Se vado su ricerca, che è quella, non ci sono progetti di ricerca attivi da accelerare, assegna del personale alla ricerca. Ah, ecco che cosa serve la ricerca. Per sbloccare, tipo, vediamo, tipo queste livee, tipo, ecco, tipo, sblocca questo oggetto tramite la ricerca, ecco. Infatti le ricerche servono a questo. Io solo che adesso non è ancora nessuno, quindi non posso. Ah, gestione Take a look at the personale staff prima, che management non page to abbiamo assign your visto. technicians to research or manufacture. If you use your supplies for research, you'll gain access to unique modifications for your vehicles and weapons. Current research progress can be tracked on the Sentiamo. research page along with the records of all the schematics you've developed. Ok, da qua possiamo scegliere se fare solo aumentare la merce o se far aumentare solo la ricerca o entrambe. Per adesso, visto che io non ho ancora quei veicoli e non è ancora importante per me la ricerca, da come ho detto da prima, non mi servono queste cose, quindi faccio solo la merce che si carica. Ok, quindi andiamo su. No, non chiudi. Su a questa miglioria per vedere. Ah, anche le migliorie sono scontate, quindi con 500 sì. Con 359.000 dollari miglioriamo il personale, con 700.000 dollari quasi miglioriamo l'attrezzatura e la sicurezza 210.000. Non ho abbastanza soldi. Ok. Quindi
Scusa, eccomi qua. Ok. Ok, quindi il monk era questo. È sparito il caddy? Ah no, c'è ancora, è viva. Adesso magari io un po' offline, mentre non registro, aumenterò anche un po' le scorte io, con magari in qualche video anche con dei miei amici. Vediamo un po' questi qui che lavorano, questo qui fa le armi, anche questo. Vabbè, sono tutte armi, ovviamente. Ok, passiamo di qua. Ops. Mi sa di non aver ancora capito come si guida il caddy. Aiuto! Non lo so guidare. Sto aiuto, mi sono incastrato. Aiutatemi. Se vedete che le scorte sono scese e la merce non è salita, questo è perché deve le scorte sono meno della merce. Quindi un po' di scorte adesso sono diventate merce, solo che non si vede, cioè non te lo fa notare. Ok, questi altri caddy sono tipo caddy in più. Mi sembra che sono per portare in giro la merce, ma mi sembra che adesso non la devo ancora portare in giro, perché se provo a guidarlo mi sembra che è uno come tutti gli altri. Eh sì, non devo portarli da nessuna parte, queste cose che ci sono sopra. Io peso quello lì vuoto perché almeno non c'avevo niente. Ok, vediamo un po' tutte le cose che non abbiamo visto ancora. L'alloggio che ho comprato. No, così no. Ok, l'alloggio. Lo vado a cercare a piedi perché cadi dopo un casino. Ok, quindi l'alloggio. Ah, prima andiamo a vedere dove c'è il poligono. Che noi abbiamo visto la gente, cioè io, ma tutti nel trailer abbiamo. Ah, mi sembra che era qua, solo che non l'ha fatto vedere. O mi sbaglio? Perché nel trailer, cioè nella spiegazione, come avete visto, mi sembra che andando di qua, di qua c'era il poligono, però mi sa che io nel trailer me lo fa vedere, però dopo io non ce l'ho, mi sa, perché infatti qua non lo vedo. Ok, un po' una cosa un po' fatta male, però. Ok, forse qua? Boh, qua cos'è sta? Vai su false bank e acquista il poligono di tiro e accede a quest'area. Ah, sì, allora di qua si accede al poligono, solo che è chiuso e quindi non ci posso andare. Ok, intanto guardiamo un po' qua. Volevo cercare l'alloggio per capire dov'è. Ah, aspettate che intanto che sono qua metto. Ah, rientro bunker di Shamesh, mi sembra che si dice. Ok, ho già fatto. Gioco. Ok, l'alloggio dovrebbe essere questo, credo. Sì, questo qui è l'alloggio dove posso dormire anche nel letto. Quindi di altre cose mi sembra che non ce ne sono. No, ho visto tutto. Il poligono non c'era, l'abbiamo visto. Ok. Vediamo questo qui cosa fa. Vediamo un po' tutti i vari lavori che fanno. Questo qui mette a posto le armi. Questo qui cosa fa? Vediamo. Questo qui mi sa che fa la forma delle armi. Credo. Bravi, lavorate, lavorate, lavorate. Ok. Per guardare tutte le varie funzioni che fanno. Questo qui fa una cosa che non riesco a capire. Questo macchinario non l'ho mai visto. Cos'è? Forse il caricatore. Boh, non capisco. Boh, cos'è sta roba? Aiuto, me la metto addosso. Boh, questa qui sinceramente non l'ho capito. Vediamo qua lui cosa fa. Tu cosa fai? Tu controlli se le armi sono tutte a posto, bravo, che tu perfezioni. Ok, allora per questo video può essere tutto. Andiamocene da qua che c'è sto qui che fa un casino. Mamma mia. Ok, fanno tutti un po' casino qua. Allora, per questo video in cui abbiamo completato il bunker può essere tutto. Il video spero che vi sia piaciuto, e se vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se vi piacciono i miei video. E cos'è sta porta? Niente, non mi dice niente. Niente, pensavo che fosse una porta di qualcosa. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti.
Ok, l'ultima cosa che avevo dimenticato nel video era l'armadietto delle armi che io mi ero dimenticato di farvi vedere. E da come vedete, adesso da come vi sto facendo vedere, vi stavo facendo vedere, io in questo momento stavo tipo selezionando le armi. E vedete, mettevo tutto nascondi e mettendo tutto nascondi io non c'avevo più le mitaglie, cioè mitagliette, mita, quello che è. E praticamente se io ritornavo e le rimettevo, da come vedete, me le ridava. Adesso lo stavo rifacendo, avevo un attimo sbagliato. Ok, e mi ero dimenticato di farvi vedere questa ultima cosa nel video. E quindi vi saluto. Ciao ciao.